Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. In apertura ci occupiamo della manifestazione che si è tenuta questa mattina nell'aula Alessandrini del Tribunale di Pescara. Palermo chiama, Pescara risponde con la partecipazione tra gli altri di Alfredo Morvillo, fratello di Francesca Morvillo, la compagna del giudice Falcone, morta anch'ella nella strage di Capaci, assieme al magistrato e agli uomini della scorta, il servizio. Da 25 anni ad oggi tanto è cambiato nella lotta alla mafia, direi tutto, radicalmente, perché oggi abbiamo una polizia giudiziaria di altissimo livello e quindi dico alla gente che può stare tranquilla perché abbiamo forze dell'ordine di alto profilo. Anche la magistratura ha seguito questa strada rispetto a tanti anni fa. Sono queste le parole pronunciate stamani da Alfredo Morvillo, procuratore della Repubblica di Trapani e fratello di Francesca Morvillo, moglie del giudice Giovanni Falcone, anche lei vittima della strage di Capaci di 25 anni fa. Una testimonianza che è arrivata stamani nell'aula Alessandrini del Tribunale di Pescara, piena di studenti delle scuole pescaresi, nel corso della manifestazione Palermo chiama, Pescara risponde, organizzata dall'Associazione Nazionale Magistrati e dalla Fondazione Premio Nazionale Paolo Borsellino. Nei decenni scorsi la mafia era più forte dello Stato, proprio perché il contrasto ad essa non era all'altezza della situazione, prosegue Morvillo. E dove qualcuno diceva che la mafia non c'era, questa proliferava e andava avanti indisturbata. Ciascuno ogni giorno della propria vita dei momenti in cui deve fare delle scelte. Per onorare la memoria di chi, per avere scelto sempre il rispetto delle regole, il rispetto della legge, ha sacrificato la vita, dobbiamo ciascuno di noi continuare nel nostro percorso di legalità, di rispetto delle regole, di fare fino in fondo il nostro dovere, qualunque sia la nostra attività. Ma la Sicilia non è così lontana, la Sicilia ha dei problemi specifici che non tutti le regioni d'Italia hanno, anche se è vero che i confini territoriali della mafia, gli interessi vanno ben al di là dei confini territoriali. Noi in Sicilia abbiamo questo grosso problema della criminalità mafiosa, dell'oppressione, di questa cappa mafiosa che va al di là del crimine in sé per sé, condiziona un po' tanti ambienti della società siciliana, per cui noi viviamo una specificità che altre regioni per loro fortuna non hanno, magari avranno altri problemi, ma non hanno certamente questa specifica situazione. A Cerratina di Lanciano è stata inaugurata questa mattina la nuova piattaforma per la differenziata di Ecolan, la società in-house composta da 53 comuni che si occupa della raccolta e smaltimento rifiuti nel territorio frentano e sangrino. Alfredo Primante. 3.600.000 euro di investimenti e una portata massima a regime di 40.000 tonnellate di rifiuti secchi differenziati sono i numeri della nuova piattaforma di selezione della Ecolan inaugurata in località Cerratina di Lanciano. Un progetto finanziato con fondi propri della società e con quelli PAR FSC della Regione Abruzzo. È un pezzo importante di quel 36 milioni di euro che abbiamo finora investito su questo tema per realizzare su tutto il territorio regionale centri di raccolta, piattaforme un po' più piccole di questo, centri del riuso, affinché il nuovo piano di rifiuti che appunto tende verso il fine dell'economia circolare possa davvero avere le gambe per camminare. I nostri comuni soci sono 53. Noi gestiamo direttamente tramite affidamenti appunto diretti, affidamenti in-house, 15 comuni oggi. Nel proseguo dei prossimi anni noi puntiamo a fare direttamente servizi per tutti e tre i 53 comuni. I nostri comuni complessivamente stanno oltre il 65%. Quelli che noi gestiamo direttamente, lo dicevo prima, sfiorano addirittura percentuali intorno al 90% di raccolta differenziata. Un impianto con una tecnologia all'avanguardia per il centro-sud Italia che si pone un duplice obiettivo: aumentare la quantità di materie selezionate accrescendone il valore economico e migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti che fino ad oggi hanno vagliato esclusivamente a mano il rifiuto secco differenziato. Dopo la raccolta differenziata che i cittadini mettono in campo sul proprio territorio, i materiali raccolti in modo differenziato vengono avviati in questa piattaforma,
alcuni per essere separati ed altri per essere, diciamo, ridotti volumetricamente e poi avviati attraverso i consorzi di filiere al recupero effettivo. Diamo la possibilità a tutti i cittadini di far capire loro, anche invitandoli oggi, che i soldi pubblici non necessariamente devono essere spesi male, anzi in questo caso sono stati investiti benissimo e quindi danno un risultato a caduta su tutto il territorio. Dopo 11 anni il segretario della CISL Abruzzo e Molise Maurizio Spina lascia l'incarico per affidarlo nelle mani di Malandra. Spina, intervistato dal nostro Paolo Renzetti, si è detto preoccupato per la fragile ripresa economica e fiducioso nel rilancio che può arrivare attraverso il masterplan. Dopo 11 anni Maurizio Spina lascia la segreteria regionale Abruzzo-Molise della CISL. Spina, un pizzico di emozione ma anche la consapevolezza di aver tanto lavorato per l'Abruzzo e per il Molise. Sì, noi abbiamo delle regole, queste regole vanno rispettate, vale per me come varrà per gli altri, non spostare uno stesso incarico fino a una certa età e per un numero dei mandati. Lascio con qualche preoccupazione per l'attuale fase che sta vivendo le nostre due regioni, l'economia ancora in troppo leggera ripresa, gli effetti sul versante occupazionale sono ancora inadeguati, abbiamo in piedi risorse importanti, sia quelle comunitarie che quelle nazionali del masterplan del fondo di coesione. Abbiamo delle intese sia in Abruzzo che in Molise perché queste risorse vengono spese su progetti con celerità. Noi abbiamo la possibilità non solo di rilanciare il settore dell'edilizia ma anche di infrastrutturare meglio le due regioni. E in Abruzzo abbiamo il grande tema del terremoto, speriamo che il buon Dio ci preservi da ulteriori interventi, però ci preoccupa perché non è sufficiente soltanto avere avuto i decreti sul terremoto per iniziare a ricostruire. Il problema è che tutta l'Italia centrale andrebbe messa in sicurezza. Un altro tema importante riguarda le aree di crisi. Finalmente si stanno definendo gli strumenti anche operativi. Le imprese che vogliono investire nelle nuove realtà, sia nell'area di crisi complessa del Molise che in quella dell'Abruzzo e della Val Vibrata, sono numerose. Se questi saranno portati avanti con intelligenza e con impegno e nei tempi dovuti, l'Abruzzo e il Molise potranno consolidare la ripresa, sperando che però anche l'Europa ci aiuti a uscire complessivamente dalle difficoltà. Ladri in azione nella notte alla filiale di Torre dei Passeri in provincia di Pescara della Caripe Banca Popolare di Bari. Con l'uso di una lancia termica hanno asportato le cassette del bancomat che però sono state trovate vuote perché lo sportello non era operativo. Insomma, si sono trovati di fronte con ogni probabilità uno di quei 60 bancomat di cui la banca aveva annunciato la non operatività nei fine settimana per tutelare l'incolumità pubblica e proteggere la sicurezza delle proprie strutture in Abruzzo dopo l'aumento dei colpi dall'inizio dell'anno, in alcuni casi con l'esplosivo. Il colpo è stato tentato alle 4:30 della scorsa notte. Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Popoli. Il Movimento 5 Stelle di Pescara ha presentato la manifestazione dal titolo In piazza senza barriere per presentare le proposte grilline per andare incontro alle necessità dei disabili. Vediamo. Il Movimento 5 Stelle di Pescara, insieme a quelli di Spoltore e Montesivano, si propone di essere capofila per un pacchetto di provvedimenti per la disabilità e per creare delle istituzioni che siano in grado di venire incontro a questi cittadini. Sì, vogliamo portare al centro del dibattito del cittadino, quindi politico cittadino, il tema dell'accessibilità e della disabilità. E lo facciamo con i colleghi di Montesilvano e di Spoltore e lo faremo per i prossimi due mesi con gazebo in piazza e raccolta firme, proprio per supportare le nostre iniziative e sensibilizzare la cittadinanza su questo tema. Il pacchetto è piuttosto articolato e richiede ad esempio l'individuazione del disability manager, ossia una figura interna al comune che possa rispondere ai cittadini, alle domande dei cittadini con disabilità in merito alle competenze che riguardano il comune. Chiediamo l'istituzione del garante dei disabili, cioè un punto di riferimento che possa per esempio segnalare ritardi, negligenze rispetto all'attività amministrativa, sempre ovviamente nell'ambito della disabilità. Chiediamo
che venga data piena attuazione alla consulta sociale che si occupa anche dei temi della disabilità, e chiediamo poi inoltre che venga finalmente portate avanti due proposte che noi abbiamo presentato, una addirittura quasi 2 anni fa sull'eliminazione delle barriere architettoniche. Abbiamo anche suggerito il modo per trovare quindi i fondi necessari, quindi prendendoli dalle sanzioni delle fototrappole sui rifiuti lasciati abusivamente, e poi chiediamo che venga finalmente eliminato il pagamento dell'occupazione del suolo pubblico che il Comune di Pescara prevede per chi voglia istituire rampe, scivoli, quindi o pedane che consentano l'accessibilità. Un aspetto che deve essere assolutamente eliminato, sul quale molti sono d'accordo e che sollecitiamo all'approvazione. E nel prossimo servizio ci occupiamo della Festa del Mare in programma a Giulianova. Si è svolta oggi al porto di Giulianova per diventare un evento fisso dei prossimi anni. È la Festa del Mare, la manifestazione organizzata da Regione Abruzzo ed Ente Porto di Giulianova con il sostegno del Comune e della DMC Adriatica. Il mare torna così al centro della proposta turistica dell'Abruzzo in una giornata che ha visto il susseguirsi di momenti folcloristici, dimostrazione di pesca e di salvataggio, conferenze, seminari e convegni per parlare di tutti gli strumenti attraverso cui valorizzare la costa. Una sfida importante sull'economia del mare. Attraverso questa festa noi vogliamo promuovere la nostra costa, in particolar modo le attività della pesca abruzzese e poi anche il cicloturismo. Stiamo realizzando l'infrastruttura cicloturistica più grande del Mediterraneo, 131 km di costa da Martinsicuro a San Salvo. E poi con il Masterplan abbiamo messo a disposizione ulteriori 60 milioni di euro per completare questa pista che sarà sicuramente una delle migliori piste d'Europa. Noi attorno al mare abruzzese, ai mari abruzzesi vorrei dire, perché poi il mare è uno ma la costa è molto diversificata e articolata, attorno al mare abruzzese vogliamo costruire una grande iniziativa di richiamo, perché i turisti possono venire qui, tornare qui, venire qui a visitarci e scoprire quanto è bello questo mare. Dentro questa operazione io devo ringraziare enormemente il dottor Falsitti che ha acquistato questa barca straordinaria, è una barca che rimarrà ancorata a Giulianova, una barca che adesso si chiama Abruzzo, è una delle più belle barche che c'è in circolazione, una barca che parteciperà ai campionati mondiali, questa barca rimarrà ancorata quando non va in giro per le competizioni a Giulianova, e io spero possa diventare un'ulteriore attrattiva di questo meraviglioso porto di Giulianova che è una delle perle del nostro mare. Stamani il Comune di Francavilla al Mare ha presentato il cartellone degli eventi estivi, tanti big della musica italiana saranno presenti, vediamo. Sindaco Luciani, Francavilla illustra il cartellone estivo degli eventi, anche quest'anno grandissimi eventi, lo scorso anno venditi e non solo, grandissima presenza di pubblico, puntate a un bis. No, noi puntiamo un'estate che cresce di anno dopo in anno, quindi quest'estate, l'estate 2017, vogliamo che sia migliore di quella 2016, perché la nostra è una crescita continua. Quest'anno a Francavilla avremo nomi eccellenti, importanti, tra Loredana Bertè, Fiorella Mannoia, Marco Masini, avremo il Blue Bar che ospiterà Renzo Arbore, ci sarà Massimo Ranieri, io faccio fatica ovviamente a ricordarmeli tutti, i due fratelli Bennato, veramente ne sono tanti, gli appuntamenti con i giovani, con due date di Alex Anconitano e l'altro con l'Aperity Street, insomma veramente lo spazio per tutti, anche la cultura con la filosofia al mare, lo sport che nella quale Francavilla è diventata protagonista. Abbiamo, come sapete, abbiamo fatto l'internazionale di tennis quest'anno, avremo due tappe del Giro d'Italia dilettanti, avremo il solito appuntamento, il classico appuntamento, quello che è diventato un classico della nostra stagione, con Francavilla che diventa una palestra a cielo aperto a fine giugno, e quindi diciamo una Francavilla che vive, destagionalizza. Sta per iniziare la mostra dedicata a Francesco Paolo Michetti, una mostra di caratura nazionale ma forse anche internazionale, quindi cultura, sport, musica per tutte le età. E poi anche mare, spiagge, sole, il bel condimento di quest'estate. E certo, si deve godere il nostro mare, quest'anno siamo partiti benissimo con delle analisi tutte negative nel senso positivo, quindi con un mare pulito che ci consentirà di riconquistare la bandiera blu nel più breve tempo possibile, quindi una stagione che si annuncia veramente stupenda. Su una sola cosa abbiamo il dubbio, diciamo così, non possiamo influire, il tempo, ma noi questo già lo sappiamo, sarà un'estate fantastica anche da questo punto di vista.
A Teramo è stato messo in piedi un progetto che vede insieme Comune, Polo Museale, Istituti Savini, San Giuseppe e San Giorgio, attraverso il quale i bambini saranno delle mini guide dei siti storici del centro della città. Un altro spettacolo molto usato nell'epoca romana erano le naumachie. Le naumachie erano delle simulazioni di grandiose battaglie navali e spesso venivano usate per... Una Teramo diversa ieri, forse quella che vorremmo vedere più spesso, punteggiata di tanti vivaci mini guide turistiche, rigorosamente in rosso, pronte a spiegarci con orgoglio la storia della Teramo del passato e di come siamo arrivati ad oggi. L'Istituto Comprensivo Savini, San Giuseppe, San Giorgio, Teramo 2 ha ideato questo progetto raccontiamoteramo.it ormai da 13 anni, infatti siamo alla 13ª edizione. Quest'anno ha assunto una nuova veste, oltre alla presenza degli alunni delle classi quinte di tutte le scuole primarie e di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado Francesco Savini, che sono presenti nei siti come mini guide per raccontare la storia di questa città, c'è una mostra che sarà inaugurata oggi stesso, 26 maggio, alle ore 18, nella cornice della sala Ipogea, dove sono stati allestiti 30 pannelli per raccontare una città che attualmente, a causa del sisma, vede diversi siti chiusi. Quindi è stato un voler fare una biografia, non un lavoro cosmetico o estetico della città, ma di voler ripercorrere attraverso l'arte, l'arte in tutti i sensi, un percorso storico da dove siamo partiti e dove ci troviamo ora. Vedere questa mattina la nostra città piena di e rallegrata dalle voci dei nostri ragazzi mi ha reso veramente felice, perché vedere i ragazzi in giro per la città, ragazzi che per una settimana avranno il compito di rivestire il ruolo di mini guida per raccontare la nostra città, per raccontare la storia della nostra città, perché Teramo è una città antica, una città romana, e vedere questi ragazzi così appassionati alla storia della nostra città mi ha reso veramente felice. Quale migliore strumento per far conoscere agli altri se non quella della voce dei bambini, dei ragazzi, che rappresentano il nostro futuro e che rappresentano il ponte per una società sicuramente migliore. E a Villa Raspa di Spoltore, presso l'Istituto Comprensivo, i ragazzi, gli alunni, hanno realizzato un giornalino della scuola. Giornalisti in erba apprendono dunque la professione. Vediamo. Viene presentato questo giornalino scolastico qui a Villa Raspa all'interno del plesso scolastico. Com'è nata questa iniziativa, che ha visto comunque una grande partecipazione dei bambini? Assolutamente sì, sono stati coinvolti e felici di approcciarsi al giornalismo in modo diverso. Questa iniziativa nasce dal progetto Biblioteca Scolastica che conduciamo già da 3 anni. Nel primo anno abbiamo creato lo staff delle mamme bibliotecarie che ci aiutano a tenere aperta la biblioteca. Questo tipo di progetto esiste da tantissimi anni. Siamo riusciti ad avviarlo anche nel nostro istituto sulla scorta di quelle che sono le esperienze illuminate delle biblioteche, perché ci teniamo a trasformare la lettura in qualcosa di piacevole, di leggero e di vissuto dai bambini. E nella lettura la scrittura creativa. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare una giornalista di alto profilo che ha aiutato i bambini a trasformare conoscenze ed abilità in competenze. Sono diventati bambini competenti nel giornalismo, che è un aspetto importante della loro vita. Piccoli giornalisti in erba, quanti sono stati i ragazzi interessati a questo progetto? Tutti e 44, soprattutto i bambini BES. I bambini con bisogni educativi speciali sono importantissimi, sono preziosi e hanno trovato in questo laboratorio di scrittura creativa la loro dimensione. Tutti importanti, tutti preziosi e tutti diversi. E nella diversità ciascuno ha dato il meglio, grazie alla guida di Patricia, che volontariamente li ha aiutati in questo laboratorio, incontrandoli tante volte e facendoli apprendere.
appassionare al giornalismo. E la loro Spoltore, hanno vissuto Spoltore nel quotidiano, quindi hanno fatto delle interviste, hanno fatto delle ricerche, si sono avvicinati alla tradizione, alla cultura, a quella significativa, che magari non arriva a loro, e attraverso la ricerca hanno vissuto il passato e le radici, interpretandoli nel presente. Entra nel vivo di Che Gusto Sei, la rassegna di pasticceria e golosità in corso al porto turistico Marina di Pescara. Nella kermesse, spazio alla grande arte gelataia con il maestro Angelo Grasso. È in corso la 3 giorni del festival di Che Gusto Sei con il maestro Angelo Grasso, maestro gelataio. Insomma, come si sta svolgendo questa 3 giorni intanto? Ma io direi molto bene, come tutti gli anni d'altronde, ineccepibile organizzazione, e ieri praticamente è stato un inizio, è iniziata alla grande come sempre, e per quanto mi riguarda ho tenuto degli show cooking, praticamente dei corsi per parlare di gelato soprattutto a chi il gelato lo mangia, non lo fa. Poi c'è stato il concorso, la giuria, ho fatto parte della giuria tecnica, come presidente di giuria anche quest'anno, e oggi sarà la premiazione. Oggi altri show cooking, parleremo sempre di gelato, io tengo quelli che sono gli show cooking per l'azienda Bravo, che è sponsor, con le macchine gelato, perché per fare il gelato ci vogliono delle macchine, qua abbiamo le migliori, per cui siamo molto molto fortunati. E praticamente oggi parleremo di Così diventa sorbetto, granita sorbetto, il primo prodotto, diciamo, che l'artigiano ha creato molti molti anni fa, poi Così diventa gelato, poi dalla pentola al tritico, che è la filosofia di lavoro del tritico, la macchina combinata della Bravo, che praticamente è l'evoluzione del vero sistema classico che l'artigiano utilizzava tanti tanti anni fa. Maestro, quali sono le peculiarità dei gusti in concorso? Guarda, i gusti in concorso sono stati veramente di qualità elevatissima e oltretutto hanno rispettato i prodotti del territorio. E ti giuro che è stato un lavoro non facile giudicare, la valutazione è stata altissima. Erano 16 campioni in gara che ho valutato, e addirittura abbiamo avuto alla fine un ex aequo, abbiamo dovuto rivalutare 2 campioni per il terzo posto. Che sinceramente le qualità alte, dal miele allo zafferano, alla liguerizia, tutte quelle che sono le qualità della vostra terra, che è meravigliosa. L'Abruzzo, ma sì, l'Abruzzo offre veramente di tutto, è veramente meraviglioso. E ora ci spostiamo a Penne per l'inaugurazione di una nuova casetta dell'acqua, il servizio di Vestina News. A Penne l'inaugurazione di questo distributore di acqua purificata per la conclusione di un progetto sulla natura e sull'ambiente. È il nostro 8° progetto, che è naturalmente il completamento di un progetto un po' più grande che fa parte del nostro core, della nostra società, che fa impianti a risparmio energetico, per cui ci sembrava naturale e fisiologico completarlo con questa nuova idea. La problematica dell'acqua in Abruzzo è molto importante, soprattutto adesso. In cui, insomma, il terremoto, disastri ambientali hanno portato veramente in ginocchio la nostra economia e anche la possibilità di fare manutenzioni importanti sulla rete idrica, per cui il controllo fatto anche da noi privati credo possa essere molto importante per tutta la cittadinanza. Facciamo le analisi dell'acqua sia in ingresso che in uscita alla nostra macchina ogni 3 mesi, ci stiamo specializzando, abbiamo selezionato dei laboratori veramente in gamba e accreditati soprattutto per queste cose. Rientra tra i vari progetti che anche l'amministrazione sta portando avanti di sensibilizzare i nostri studenti a rispettare l'ambiente in cui vivono, e ovviamente l'acqua è uno degli elementi essenziali del nostro ecosistema, e quindi li sensibilizziamo al rispetto di questo elemento per far sì che si inquini il meno possibile. Colgo anche l'occasione per comunicarvi che il 5 giugno ci sarà la giornata dell'ecologia, e dove anche tutte le scuole parteciperanno per dare una mano a pulire il territorio in cui viviamo e la nostra città. E a Pescara domani, con partenza dallo stadio Adriatico Cornacchia, si disputerà la 4ª Maratonina del Mare, organizzata dalla Pescara Runners con il patrocinio dell'amministrazione comunale. La gara è valida per il calendario WISP.
Quarta edizione della Maratonina del Mare, e parliamo di podismo, lo facciamo con l'assessore allo sport del Comune di Pescara, Giuliano Diodati. Un'altra manifestazione, Diodati, per vivacizzare, per monopolizzare l'attenzione degli sportivi in una domenica ormai alle porte dell'estate. Sì, diciamo che insomma sta per iniziare la stagione in maniera importante, la stagione sportiva in maniera importante, e questo è un evento che ormai sta diventando una tradizione, ma sta diventando una tradizione perché c'è grande rispondenza di partecipazione. Il circuito è un circuito assolutamente di grande livello, si partirà dallo stadio, si arriverà allo stadio, si attraverserà tutta la riviera, il ponte del mare, e tutti gli atleti che partecipano, non solamente gli atleti pescaresi abruzzesi, ma ci aspettiamo una grande partecipazione anche di atleti delle regioni vicine, hanno tutti apprezzato negli anni precedenti questo percorso, e lo dimostra il fatto che il numero dei concorrenti sarà maggiore, e insomma stiamo iniziando a farci conoscere bene lungo la fascia adriatica per questo evento che oramai è diventato un evento tradizionale della città di Pescara. Ci avviciniamo a un'estate ricca di avvenimenti, vogliamo ricordare solamente che dal 16 al 18 giugno ci sarà insomma l'avvenimento clou che è Ironman, dove anche in questo caso ci aspettiamo una ricca partecipazione anche di atleti stranieri, la presenza di Alex Zanardi che darà grande valore a questa manifestazione. Ma insomma abbiamo un calendario molto ricco di eventi che si svilupperà tra il mese di giugno, luglio e agosto, e quindi insomma ce ne per tutti i gusti, e Pescara si conferma città del benessere, della salute e dello sport. E questo servizio ci ha introdotto alla pagina dello sport con il Pescara che domani sera alle 20:45 al Franchi di Firenze contro la Fiorentina chiuderà questo brutto campionato contrassegnato da una retrocessione e dall'ultimo posto. Oggi ultima conferenza prepartita per il tecnico Zeman, ancora una volta al centro dell'attenzione più che altro il futuro. Ascoltiamolo. Vabbè, noi siamo abituati a contestazioni, quindi siamo più preparati. Comunque a me dispiace, nel senso, mi dispiace che finisce campionato e dall'altra parte sono contento che finisce. Nel senso che sicuramente la posizione, tanto l'ultima partita non dice niente sulla classifica, ma io spero che ancora quei resti che ci sono rimasti cercheranno di fare una partita per far vedere che sanno fare anche qualche cosina. Certamente che dopo un campionato così penso che bisogna cambiare qualche cosa, poi sicuramente anche il campionato di B è diverso da Serie A, però uno vuole preparare anche futuro in Serie A. Beh, io la vivo bene, io sono venuto a metà febbraio pensando già al campionato di prossimo anno, poi è normale che bisogna vedere che cosa riusciamo a fare come società per darci la soddisfazione ai tifosi. Beh, io penso che siano giocatori interessanti, poi il discorso. Poi il discorso bisogna sempre aspettare campo, ma in partenza mi danno delle garanzie di poter fare qualche cosa di meglio. Poi il mercato, spero che non finisce il 31 agosto, ma che riusciamo a fare la maggior parte prima del ritiro. Noi partiamo 10 per lavorare. Quella data in percentuale, entro quella data vorresti una squadra composta al 60% per già c'è, che cosa? Io vorrei 100, anche se so che non succederà mai, però bisogna lavorare per cercare di fare una squadra che sta insieme, che si abitua a lavorare insieme. Io agli arrivi dopo, gli inserimenti dopo, non ci credo. E dopo aver ascoltato Zeman sentiamo anche cosa ha detto nelle ore che anticipano il match il tecnico della Fiorentina Paolo Sousa.
Le chiedo che partita si aspetta, che tipo di squadra metterà in campo e qual è il suo obiettivo per la partita di domani, visto che dobbiamo aspettare a parlare. L'obiettivo è sempre lo stesso, che è vincere la partita, con intervenienti sicuramente un po' diversi di quello che, come ho risposto alla prima domanda, che quello che sono stati durante la maggior parte della stagione, cercando di vincere, chiudere bene questa stagione e probabilmente anche avere un link anche con quello che è il domani della Fiorentina. Visto che è un personaggio tantissimo controverso in Italia, Zdeněk Zeman, allenatore del Pescara, le chiedo, la sua proposta di calcio è esagerata nel calcio moderno adesso in cui si pensa molto alla fase difensiva? Lui ha visto, è famosissimo per come riesce a far sviluppare i giocatori attaccanti, e secondo lei le piace questo suo modo di parlare un po' come dice anche lei, cioè frontale, se ne frega degli status che ci sono nel calcio, dell'ipocrisia, e va molto a diritto? Le volevo chiedere se le piaceva o se è un po' esagerato. Grazie. Io credo che non è mai esagerato essere noi stessi, secondo me. Cioè, è una questione dopo di interpretazione o di voglia di rimanere su una corretta interpretazione, senza manipolare cioè, la grande maggioranza dei tifosi che leggono o che sentono. Io di quello che conosco è un genuino. È un qualcuno che è nella storia del calcio, rimarrà per il suo 1-4-3-3, per quello che ha dato e per quelli che stanno seguendo. Cioè, per questo cioè, è un allenatore, è un personaggio, è una persona che rimarrà sicuramente nella storia del calcio. E scendiamo in Lega Pro con il Teramo che domani alle 16.30 sarà in campo al Bonolis contro il Lumezzane in 90 minuti. La squadra di Ugolotti si gioca una stagione, si gioca la salvezza. Al Teramo sarà sufficiente, oltre che vincere, anche pareggiare. Anche il risultato di pareggio andrà bene. In caso di sconfitta per il Teramo sarà retrocessione e si salverà il Lumezzane. Le parole nel presentare la partita dell'allenatore Ugolotti. No, è una partita importantissima. Io vengo da un periodo non felice, di conseguenza è normale che un'altra non soddisfazione non alzerebbe di molto il morale e soprattutto lascerebbe un grande dispiacere, e non ci voglio neanche pensare perché 15 partite abbiamo fatto 21 punti, cioè un percorso da terzi in classifica, perché se io vado a vedere dalla mia presenza qua noi siamo terzi in classifica, cioè questa è una squadra che, con tutto il rispetto, però avesse avuto lo stesso percorso come abbiamo tenuto noi, era una squadra che poteva essere tranquillamente dentro i playoff, di conseguenza ci sarebbe ancora più dispiacere, no? La sto vivendo con grande attenzione, con grande dedizione, cercando di portare questi ragazzi, perché onestamente penso che se lo meritano. La gara di andata mi ha insegnato due cose: primo, che nonostante abbiamo qualche giocatore esperto, siamo entrati in campo con un po' di paura, e questo non deve succedere assolutamente, perché giochiamo in casa. Troveremo una squadra, già l'ho detto ai ragazzi, che non ha niente da perdere, di conseguenza è una squadra giovane che può avere la mente libera, di conseguenza è una squadra che può darsi che ci venga a attaccare, che ci possa mettere in difficoltà. Dobbiamo essere bravi a giocare da squadra. E la seconda cosa, che ho trovato una squadra che in alcune situazioni ci ha messo effettivamente un po' in difficoltà. Perché? Perché loro, lo ripeto, sarò molto ripetitivo, però loro hanno delle caratteristiche di baricentri bassi, di conseguenza che di fronte ai nostri, che hanno un pochettino un passo diverso, in qualche situazione siamo andati in difficoltà. Però poi abbiamo avuto anche la consapevolezza che abbiamo avuto 6 occasioni da gol, e qui deve scattare un attimino di rabbia, di cattiveria, perché torna a rivedere in partite dove si gioca tutto un campionato non si possono sbagliare tutte quelle occasioni da gol. No, Petrella l'abbiamo recuperato, è recuperato per quello che può dare Mirko in questo senso, cioè un giocatore che è stato 2 mesi tra infermeria, infortuni, rieducazione, via dicendo e tutto. Lui già nel suo score passato non ha una continuità di lavoro e via dicendo e tutto, è un giocatore che probabilmente può avere 20 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, me lo auguro, se dovessi ritenere opportuno, di conseguenza è a disposizione. Gli altri abbiamo i soliti problemini con Spighi, che si porta appresso ormai da una vita, perché da quando è arrivato l'ho avuto e non l'ho avuto, e per il resto sono tutti a disposizione, di conseguenza c'è l'imbarazzo della scelta, c'è chi sta
chi sta meglio e c'è chi ancora deve trovare, chi ha giocato di meno e che di conseguenza fa un po' più fatica, però torno a ripetere, è una partita in cui non si può stare a guardare. Io metterò in campo chi durante la settimana mi ha dato le migliori garanzie. Con una gran prova corale il Pescara calcio a 5, dunque cambiamo disciplina, supera il Napoli per 5-2 in gara 3 di semifinale. Ora la squadra del patron Iannascoli sfiderà la Luparense nella serie che vale lo scudetto. Prima gara a Pescara giovedì prossimo 1 giugno contro la compagine veneta che ha eliminato l'Acque Sapone in una tiratissima gara 3 chiusa in parità ai supplementari. Servizio. Grazie ad una gara giocata con una incredibile intensità, il Pescara Calcio a 5 conquista la finale scudetto con la Luparense. Al Palarigo Piano finisce 5-2 in una partita contraddistinta da scintille e tensioni nella prima parte, ma che poi ha visto la squadra di Colini giocare con una pressione straripante che ha soffocato il team partenopeo che già dal calcio d'inizio ha provato subito il portiere di movimento. Tattica che non ha pagato per nulla, anzi ha generato confusione tra gli uomini di Cipolla che hanno comunque sbloccato il punteggio con De Bail all'ottavo. Fin si è giocato poco, poi il Pescara alza i giri del motore, coi cambi vorticosi di Colini e un pressing asfissiante, Borruto di Rapina firma il pari al 17°. In avvio di ripresa il Pescara completa l'opera con una prima parte da incorniciare, Borruto firma la doppietta al primo minuto e Duarte raddoppia con un pallonetto magistrale mentre Napoli attaccava col portiere di movimento. L'ex Fornari maltratta Borruto e viene espulso e in superiorità numerica Morgado fa 4-1. Al 15°, Duarte di forza firma la doppietta e il 5-1 che mette in ghiaccio gara 3 prima del platonico 5-2 definitivo di André Ferreira. Al Palarigo Piano è festa grande, giovedì 1 giugno a Pescara gara 1 della finale scudetto con la Luparense che con un sofferto 5-5 ai supplementari ha eliminato l'Acque Sapone a un passo da una finale tutta abruzzese. Abbiamo giocato, abbiamo provato, certo siamo feriti, siamo in condizioni non ottimali, ogni giocatore fa una partita e poi si deve riposare, però la squadra ha portato un carattere straordinario, ha meritato nettamente la finale, che è la quarta su quattro in questa stagione, oltre ad aver vinto la regular season e campioni d'inverno. Io penso che francamente di più non si può chiedere a un team. Nell'ultimo servizio ci occupiamo di freccette con i campionati provinciali che sono in corso proprio in queste ore a Rosciano, in provincia di Pescara. Roberto Russo del ristorante La Tana di Rosciano, ospitate questa manifestazione provinciale, anche perché un po' scorre nel sangue questa passione per questo sport. Sì, sono parecchi anni, sono 6 anni che gioco, io ho sempre giocato in Liguria e quest'anno sono tornato in Abruzzo per aprire il ristorante. E conosciuto il delegato Fidart abbiamo avuto l'idea di portare questa manifestazione qua. Durerà tutta oggi fino a stanotte praticamente, poi si inizierà domani mattina alle 10:30 fino a domani sera che ci saranno le finali, più seguiranno le premiazioni. Tante le squadre che partecipano per questa competizione delle freccette qui a Rosciano. Sì, esatto, questo è praticamente l'atto finale di quello che è il torneo che è iniziato diciamo i primi di marzo e che oggi arriva all'atto finale tra oggi e domani. E le squadre comunque sono abbastanza competitive, siamo comunque una provincia che seppur piccola in quanto numero di squadre comunque ha ottenuto diversi risultati non indifferenti a livello nazionale. Ecco, tra le squadre presenti c'è la Huachusei che è una delle più titolate. Sì, diciamo che la Huachusei è un po' la squadra più rappresentativa che rappresenta non solo la zona di Pescara ma anche un po' tutto il territorio del centro Italia. Infatti diciamo che comunque a livello nazionale si è sempre distinta. Nonostante anche non abbia vinto mai il titolo, però diciamo che più di una volta ci è andata vicino. Ecco. Marco Ciccotelli è originario di Caramanico Terme ed è anche bicampione italiano, titolo individuale 2015-2016. Cercherei di difendere questo titolo dovendo anche conciliare con il lavoro. Esatto, questo è uno sport che ha due facce. Sembra facile tirare tre frecce, possono farlo tutti, però effettivamente non è così. Non è così perché questo è uno sport dove viene concentrato tutto quanto su un unico movimento ed è bello, cioè per me affascina anche solo per questo, perché tu in un unico movimento devi riuscire a fare il 100%, il massimo risultato di quello che ti aspetti. Ci vuole tanta concentrazione, freddezza, non è che devi giocare contro l'avversario, devi giocare anche con te stesso. È tutto per questa seconda edizione del TG6, prossimo appuntamento alle ore 23 con la terza edizione. Buona serata.